poteva trasformarsi in una tragedia. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Teggiano, in località Pantano. Intorno all'una, un'auto, una Golf, è piombata ad alta velocità sulla rotonda di Teggiano, proprio nei pressi di un bar affollato in quel momento. La vettura arrivava da Sassano. L'auto ha attraversato il rondò ad alta velocità, tagliando l'aiuola d'ingresso alla rotonda e la rotonda stessa, trascinandosi i vari segnali presenti sulla struttura. L'auto poi si è fermata a diverse decine di metri, seriamente danneggiata. Illeso per fortuna il conducente, un ventenne del posto, ma visibilmente sotto shock. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri del nucleo radiomobile e quello della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Danilo Marzullo. Negativo l'alcol test per il conducente della vettura. Per fortuna nessuna delle tante persone presenti nei pressi della rotonda è rimasta coinvolta nel sinistro.